5 continenti, e cosa che non guasta, lo vedrete, è un bellissimo ragazzo. Si può dire, insomma, è un figaccione, si può dire all'Arena di Verona, vabbè, l'ho detto. Il suo disco Symphony Rock ha già venduto 1,5 milioni di copie. Signore e signori, io lo vedo già pronto sul palco reale, ma poi verrà anche qui perché insomma ce lo dobbiamo godere da vicino. David Garrett! Veramente caldo stasera. No, sono venuto a quel caldo, ma meno male che non piove. Lo dica, come va? No, sono venuto qui perché volevo vedere come si vedeva un po' della platea. È molto bello. C'è anche il direttore, gli do un bacio. Ti diverti? Vi divertite? È bello? Com'è lo spettacolo? Buttate un occhio là. Vedete che nel frattempo hanno già allestito la Traviata. Qui abbiamo, come dire, c'è un cambio di maestri, no? Il pop si alterna con la lirica. Maestro Kovacev, scusi, io faccio delle cose strane. Tutto bene? Fai incrocio le telecamere! Ecco, adesso faccio il giro tondo. No, ma voi lo sapete, no? A proposito di amare l'opera, no? Che è una cosa istintuale, che si ama col cuore.
Tutti noi abbiamo visto, adesso vi dico una roba, insomma, magari la rendono Pretty Woman. Quante volte l'avete visto voi, Julia Roberts? Le donne, io 9-10 volte, tutte volte che Rai 1 lo fa vedere io lo rivedo, infatti fa sempre un sacco di ascolto perché è bellissimo. E c'è un punto come non si sente, si sente poco, io mi sento così, voi mi sentite là? Allora va bene così, voi mi avete, loro mi sentono, ok. Dicevo, in Pretty Woman, quando Julia Roberts, anzi Richard Gere porta Julia Roberts con l'aereo privato, vabbè, insomma, a vedere La Traviata, e lei dice, io forse non mi sono inadeguata, non la capirò. E lui dice una cosa importante, che se ami l'opera, l'amerai per sempre. Ed è così, perché è proprio vero, è una cosa distinta, una cosa di cuore, è un discorso di sensibilità.